Il Fiat BR20 Cicogna nacque nel 1934 e assieme ad altri velivoli fu il bombardiere tipo della Regia Aeronautica nel secondo conflitto mondiale. Pur essendo l'unico bimotore, in contrasto con la formula trimotore che in quegli anni caratterizzava la produzione italiana, si rivelò competitivo in termini di prestazioni generali e abbastanza moderno per quel periodo. Ben presto però apparvero evidenti i limiti della sua impostazione e già 6 anni dopo la sua entrata in servizio, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, era superato. Tuttavia restò in produzione per tutta la durata del conflitto e i circa 600 esemplari costruiti servirono praticamente su tutti i fronti, dai Balcani al Mediterraneo, dall'Africa alla Russia. Come spesso accadde per molti mezzi della Regia Aeronautica, i successi nella guerra di Spagna dettero una falsa immagine di quello che era il vero potenziale dell'aereo. Questo venne anche amplificato dalla partecipazione nel 1937 alla corsa Istres-Damasco-Parigi, in cui i BR-20 dettero prova di velocità ed autonomia, e con la conquista del primato mondiale di categoria il 6 marzo del 1939, con un volo senza scalo di 4.500 km da Roma ad Addis Abeba, alla velocità media di 404 km orari. In realtà, in entrambe le situazioni, si trattava di esemplari modificati, con accorgimenti tecnici, adattati per queste attività. Il BR-20 nacque in seguito ad un bando di concorso indetto nel 1934 per un velivolo che avrebbe modernizzato la linea da bombardamento della Regia Aeronautica. In questa occasione la Fiat sfruttò tutto il suo patrimonio di esperienze e presentò un bombardiere leggero e veloce, di costruzione semplice e robusta. A capo del progetto c'era l'ingegner Celestino Rosatelli, padre di tanti famosi velivoli. Il progetto fu portato a termine con notevole rapidità e il 10 febbraio del 1936 il prototipo compiva il suo primo volo a Torino dal campo della ditta ai comandi del collaudatore Enrico Rolandi. In seguito fu trasferito presso il centro sperimentale di Guidonia, dove ottenne da subito una buona impressione da parte dei collaudatori militari. In particolare vennero apprezzate le prestazioni complessive e soprattutto la precisione nel tiro durante le prove a Furbara. Così ne fu autorizzata la produzione per una prima serie di 20 aeroplani. Il 25 settembre del 1936, il 13° stormo da bombardamento terrestre di Lonate Pozzolo riceveva il suo primo BR-20, che nel frattempo era stato denominato Cicogna, subito seguito dal 7° stormo. Il BR-20 si presentava come un monoplano con ala completamente a sbalzo, di costruzione in parte metallica e in parte in tela. Il rivestimento in duro alluminio si estendeva su 52,6 metri quadrati, mentre altri 13,40 erano in tela. L'ala era costruita in 3 sezioni, una centrale solidale alla fusoliera e le 2 semiali esterne rastremate. La sezione centrale era costituita da 2 longheroni in duro alluminio con sezione a doppia I e incorporava le gondole dei motori, i serbatoi del carburante ubicati tra le gondole e la fusoliera e il carrello di atterraggio. Tra gli alettoni e la fusoliera erano posti gli ipersostentatori tipo ZAP. La struttura principale della fusoliera, di sezione rettangolare a spigoli arrotondati, consisteva in 3 sezioni principali in tubi di acciaio saldati. La sezione anteriore conteneva la postazione difensiva frontale, mentre quella centrale conteneva la cabina di pilotaggio ed il vano bombe. Il posto di pilotaggio, con i 2 piloti in posizione affiancata, era situato anteriormente al bordo d'entrata alare, con la postazione dell'operatore radio subito dietro. Il portellone di accesso era situato sul lato sinistro, all'altezza del bordo d'uscita, mentre apposite uscite di emergenza erano state predisposte sul tetto e sul pavimento. Il muso, realizzato in lega leggera, conteneva le postazioni del bombardiere e del mitragliere frontale, con mitragliatrice Breda Safat da 7,7 mm. Le postazioni difensive posteriori erano retrattili,
Quella superiore aveva una mitragliatrice Breda Safat da 12,7 mm installata nella torretta dorsale a comando idraulico, mentre quella inferiore aveva un'arma da 7,7 mm e sparava all'indietro, sotto la fusoliera, in una postazione retrattile a mandibola. I piani di coda erano di tipo monoplano a sbalzo con derive e timoni sdoppiati e controventati, aventi struttura metallica e rivestimento misto in dura alluminio e tela. Le superfici immobili erano compensate staticamente e dinamicamente ed erano dotate di alette di correzione regolabili. Il carrello di atterraggio di tipo biciclo era costituito da elementi anteriori dotati di ammortizzatori idraulici e di supporti di retrazione inclinati ad Y. Le ruote a comando idraulico si ritraevano all'interno della sezione posteriore di ciascuna gondola motore. Il ruotino di coda era fisso e anch'esso dotato di sistema di ammortizzazione. Il vano bombe poteva contenere un carico massimo di 1600 kg, che poteva essere composto da due bombe da 800 kg o 500 kg, quattro bombe da 250 kg oppure 12 da 100 kg. Le bombe erano poste orizzontalmente e venivano sganciate tramite un dispositivo pneumatico situato sul lato destro della postazione del bombardiere. Il traguardo di puntamento era uno Yozza G3. La dotazione radio comprendeva una radiotrasmittente tipo RA5301, una ricevente AR5 ed una radio bussola P3N con indicatore di rotta. Era installata anche una macchina aerofotografica prospettica. L'apparato propulsivo era costituito da due motori radiali Fiat A80 RC41 a 18 cilindri raffreddati ad aria, eroganti una potenza ciascuno di 1000 cavalli a 4100 metri a 2100 giri. Erano dotati di eliche tripala Fiat Hamilton a passo variabile in volo e giri costanti del diametro di 3,54 metri. La velocità massima del BR-20 era di 430 km/h, quella di crociera era di 350, l'autonomia era di 1925 km e la tangenza pratica era di 7200 metri. L'apertura alare era di 21,56 metri, la lunghezza era di 16,173, l'altezza era di 4,75 metri. Il peso a vuoto era di 6500 kg e quello massimo al decollo era di 10100 kg. Il battesimo del fuoco del Cicogna avvenne a partire dall'estate del 1937, durante la guerra civile spagnola. I BR-20 dell'aviazione legionaria, assegnati alla 230esima e alla 231esima squadriglia, vennero utilizzati con successo in azioni di bombardamento diurne e notturne. All'entrata nella Seconda Guerra Mondiale dell'Italia, nei reparti da bombardamento della Regia Aeronautica, erano presenti 219 esemplari di BR-20 e dall'inizio dell'anno le squadriglie avevano iniziato a ricevere la nuova versione, designata BR-20M. Questa versione era caratterizzata da una prua ridisegnata con diversa vetratura ed una nuova torretta brandeggiabile, tipo Fiat H, più semplice e funzionale, e inizialmente vennero impiegati nella campagna contro la Francia. Ne vennero realizzate 264 unità. Il 10 settembre del 1940 venne costituito il Corpo Aereo Italiano, composto dal 13° e dal 43° Stormo, equipaggiati con 80 BR-20M, affinché prendessero parte alla Battaglia d'Inghilterra come supporto alla Luftwaffe. La prima missione ebbe luogo il 24 ottobre. Nelle 12 giornate di impiego offensivo, i BR-20 volarono per sole 315 ore complessive, sganciando circa 54.320 kg di bombe. 20 velivoli andarono perduti e 15 membri d'equipaggio restarono uccisi. Dopo l'esperienza nefasta del Corpo Aereo Italiano, causata soprattutto dal clima e dal divario tecnologico con i velivoli della Royal Air Force, il 10 gennaio del 1941 il 43° Stormo rientrava in Italia, seguito entro la fine del mese dal 13° Stormo. I BR-20 vennero successivamente impiegati in tutti i teatri di guerra del Mediterraneo,
ma con il passare del tempo venivano via via assegnati a missioni di ricognizione a lungo raggio, in particolare nel settore dei Balcani, contro le formazioni partigiane. Sul fronte russo invece si rivelò particolarmente valido nelle missioni di fotoricognizione. All'armistizio dell'8 settembre del 1943 solo 81 BR-20 erano ancora in servizio di prima linea. Successivamente vennero impiegati solo come addestratori per gli equipaggi destinati al bombardamento e al trasporto e, alla fine della guerra, erano ormai pochi i velivoli ancora in condizioni di volo. L'ultimo sopravvissuto fu radiato il 7 giugno del 1946. Il Fiat BR-20 fu uno dei maggiori successi industriali di esportazione. Difatti, alla fine del 1937, il governo giapponese, dopo i risultati positivi nella guerra in Spagna, ordinò all'Italia 72 esemplari di BR-20 e altri esemplari l'anno successivo, che portarono il totale a 85. Altri velivoli furono utilizzati dall'aeronautica spagnola, venezuelana, ungherese e croata. Al giorno d'oggi rimangono solo alcuni relitti, individuati in fondo al mare, di cui sono in corso alcuni progetti di recupero e restauro.